Green Pass, abbiamo più volte spiegato che cos'è. Il certificato che consentirà di muoversi liberamente su tutto il territorio dell'Unione Europea. Ora proviamo a rispondere a tre critiche e fake news. No, non è un passaporto, iniziamo da qui. È un certificato, non è un documento di riconoscimento formale della persona, non ha alcuna obbligatorietà e non riporta informazioni che non siano quelle pertinenti a vaccino o test di negatività. No, il Green Pass non crea discriminazioni. Chi decide di non averlo dovrà semplicemente sottostare a eventuali misure precauzionali come la quarantena o l'autoisolamento qualora fossero previste dal paese in cui si sposta. E inoltre non è previsto solo per chi ha già potuto ricevere il vaccino, ma include anche chi si sottopone a test molecolare o antigenico. Test che oggi possono fare tutti tramite farmacie o centri privati. Assolutamente no, facilitare gli spostamenti è fondamentale per ripartire dopo la pandemia. Pensiamo all'importanza del turismo, del commercio, dei viaggi di lavoro, ma anche alla possibilità di ricongiungerci più facilmente con familiari e persone a cui vogliamo bene che magari in un'Europa sempre più comunità vivono in paesi diversi dall'Italia. Averlo sarà molto semplice. Una volta rilasciato dalla struttura sanitaria potrà essere in formato cartaceo o digitale e conterrà le informazioni essenziali in caso di controllo. Queste erano le tre prime questioni che andavano chiarite di una misura così importante e di cui si parla tanto, ma spesso in maniera sbagliata. Certezze, idee chiare e fiducia nelle misure giuste che permetteranno di ripartire. Di questo oggi abbiamo bisogno.